Maurizio, prego. No, scusate, ma se l'Europa impone di abbattere i capi di bestiame e di chiudere le stalle, dove pensate che si troverà la carne? Se l'Europa impone, per esempio, come sta cercando di imporre, la rotazione delle coltivazioni, cioè vale a dire che un anno coltivi un certo terreno e l'anno dopo lo devi lasciare riposare, e magari anche 2 anni, ma Sì, voi ma pensate davvero Pietro, ma che un questa agricoltore sia in transizione grado, mi ecologica, perdoni, quando è io vi ho che ascoltato, potrà facciamo finire affrontare, Pietro. però? Abbia pazienza, No, ma non ti voglio calma, io interrompere, vi ho no, volevo ascoltato, solamente ma dirti, se lei al di non là di entra tutto nei questo, temi, non questa capisce che transizione mancherà il ecologica, quando cibo. è che la Ma mi faccia affrontiamo? finire, carina. Facciamo Vabbè, ma ti ho finire. fatto una domanda, non è che ti Ecologica. ho... Piace alle multinazionali che ci guadagnano. Oggi è uscita, l'ha pubblicata l'ANSA, una bellissima ricerca in cui si dimostra che con l'intelligenza artificiale, i cervelloni che noi devono elaborare, l'intelligenza artificiale, che è la modernità, beh, si consuma e si produce più CO2 di quanto ne produca la Francia intera in un anno. E quindi che cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che è tutta una grande menzogna. Perché Quindi... ci raccontiamo, ah no, ma dobbiamo adesso abbattere le vacche e quindi mangiare la carne coltivata e sintetica, che ovviamente viene prodotta con l'energia Però e ci perché costerà e estremizzi? consumerà Ma perché CO2. estremizzi? Perché Dobbiamo bisogna per forza estremizzare? impedire la Adesso tutti gli coltivazione, agricoltori perché non ci questo è il saranno più, disegno, perché noi dobbiamo andare, gli perché noi dopo allevamenti dobbiamo saranno andare a tutti... prendere le mele in Cina, andiamo a Allora, prendere le mele in Cina perché da noi non le si questa fanno. Non ci sono estremizzazione del più le mele. dibattito, secondo me, Ma non ci non è porterà da nessuna estremizzazione, parte. è la Ebbene. realtà che non volete capire. Allora, quindi Fate, risolviamo leggetevi come le le cose e risolviamo. vedrete qual è la realtà. Quindi, secondo te, Maurizio, dobbiamo metterci una croce sopra, cioè non ci dobbiamo proprio porre il problema della No, transizione dobbiamo ecologica. evitare, no, dobbiamo evitare. Certo che l'inquinamento, possiamo, tutto quello che può essere utile e ragionevole lo si fa. Ma queste misure drastiche imposte in questo modo hanno un solo obiettivo e purtroppo l'obiettivo è questo e favoriranno dei grandi gruppi, delle grandi multinazionali. Sull'ultimo numero di Panorama abbiamo elencato tutto quello che produce la Cina e che ci viene imposto e che arriverà nei nostri sistemi, nelle nostre economie e dove la Cina sarà padrona assoluta della produzione, Allora, di però vi quella che devo noi dire che chiamiamo poi, transizione però energetica. Maurizio, in realtà, come diceva prima Stefano, gli agricoltori protestano anche perché a cominciare dalla Germania, dove è partita, sono stati interrotti anche, per esempio, sconti che c'erano sul gasolio, cioè tutta una serie di... Eh Da certo, noi è e stata secondo voi come va reintrodotta il l'IRPEF trattore? agricola che era stata Va col il tolta. trattore lo facciamo andare con la No, Cina? vabbè, però per dirti, anche rispetto a delle Il misure che gasolio è c'erano prima e utile. sono state tolte, quindi non è solo il grande Come le disegno. riscaldate le serre? No, ma ti sto dicendo che non è solo il grande disegno della Dell'Europa transizione ecologica, cattiva, è anche matrigna. cose, diciamo, Ma se tu vieti su cui l'utilizzo del potrebbero. gasolio, secondo La te come si tassazione riscalda la IRPEF terra? poteva non Io essere reintrodotta, la penso che tassazione dovremmo IRPEF. evitare.